Questo servizio è dedicato a tutti i giovani lavoratori qualificati del nostro meridione, che con la loro fatica, sviluppando le proprie attitudini, hanno voluto uscire dall'anonima massa dei senza mestiere perché hanno capito l'importanza di essere qualcuno. Mi dicevano sempre: Rossano, fai sparire quel caos! Rossano, dove hai nascosto gli ami da pesca di tuo padre? Era sempre una questione di sguardo e trasformazione. Ero stanco. Così, una mattina, sono diventato mago. Questo era il giorno 7 delle colonie estive. I miei giochi di prestigio, gli applausi scroscianti dei compagni, il numero dell'ubriaco con il mio aiutante Luciano. E Chinotto, tranquilli. Amo gli incantesimi. Il vecchio torna nuovo. Se svuoto quella bottiglia, poi, sul fondo, ritrovo i tuoi occhi più grandi. Alla partenza, mia madre inzuppava le mie guance di lacrime perché senza di me l'estate non è estate. Diceva che in 15 giorni lei e mio padre avrebbero pianto 1000 fazzoletti. Era inconsolabile. Chissà che brutta estate avrà passato. Avrà sorriso almeno una volta? Io avevo pianto la sera, verso l'imbrunire, ma di nascosto dai compagni. Il sole era andato via ed ero rimasto solo. Poi non ho pianto più. Disegnavo i raggi intorno a ogni luna. E poi c'era la signorina Marilena, che un po' sembrava mamma e un po' la volevo sposare. Ricordo quando in casa le donne si vestivano a festa.
Nei terrazzi, tra le zie in compagnia, i discorsi crescevano come l'ortica. Sottovoce si diceva il mio nome e io ascoltavo incerto. Quest'estate tocca a Rossano, il mama non mama. Mama non mama. E allora, finalmente, cuore a cuore. Lei. Mamma non mama. Le bugie della sera non avevano bisogno di me. Loro erano margherite e io un mago senza equilibrio. Le vacanze estive. Sognavo il mare, trovavo la montagna. Ma era bello gridare al cielo. La nostra voce tornava indietro più matura. Per un attimo ci sentivamo adulti. Salvo poi dimenticare. Finire per rincorrerci. E battevamo sentieri segreti. Spedizioni alla ricerca di mostri che mai avremmo voluto incontrare. Si sudava senza sosta. Quelle ginocchia sbucciate, piccole decorazioni da esibire con orgoglio. Regola: non tornare in dormitorio a pelle intatta. Una colonia all'avanguardia, certo. Ma severe arrivavano le occhiate dei grandi. Svegliati, lavati, mastica, prega! E c'era l'ora delle medicine. L'ora dei girotondi infiniti. Dietro di noi, chilometri di terra da calpestare. Sfiancante arrivava l'ora degli esercizi fisici. E quei balli. Avevo la sensazione che ci volessero tutti uguali. Ma non lo eravamo! E allora sì, dovevo scappare. Era domenica in paese. La processione. I santi in spalla. Nubi di comari e cesti di vimini. Preghiere che suonavano diluvi. Il momento giusto. Scappo al mare.
L'importanza di essere qualcuno. L'importanza di essere qualcuno. L'importanza di essere... L'importanza di essere. Tuffi, immersioni, orecchie tappate, baci sott'acqua. La signorina Marilena capirà. Cavalco draghi, viaggio su tappeti volanti. E poi dicono che la magia non esiste. Nelle righe delle mani, nei fiori, nei nodi che faccio alle scarpe in una sola mossa. Seguo quel gabbiano, salto talmente in alto da toccare il ramo che sta in cielo. Ora ho capito. La magia puoi vederla in ogni cosa. O in nessuno. Mi dicevano, Rossano, qual è il trucco? Prova a immaginare.